Buone e veloci le penne al baffo cremose. Gnam gnam. Tagliamo il prosciutto cotto a listarelle. Noi consigliamo di prendere una fetta spessa di circa mezzo centimetro, però potete usare anche quello affettato normalmente. Tritiamo la cipolla. Tritiamo il prezzemolo. Così ci troviamo gli ingredienti già belli pronti. In una padella versiamo l'olio extravergine. Accendiamo il fornello. Mettiamo il prosciutto cotto. Lo facciamo rosolare. A noi piace una leggera crosticina. Il prosciutto è pronto. Spegniamo e lo togliamo dalla padella. In alternativa potete usare lo speck, la pancetta, i piselli, i funghi oppure farla tutta vegetariana con le zucchine. L'acqua bolle e saliamo. Buttiamo la pasta. La facciamo cuocere al dente. Nella stessa padella mettiamo un altro po' di olio extravergine. Accendiamo la cipolla. La facciamo appassire. Versiamo la passata di pomodoro. Sale, pepe. Mescoliamo. Lasciamo cuocere a fiamma bassa. Dopo pochi minuti versiamo la panna fresca. Mescoliamo e lasciamo cuocere a fiamma bassa. Se in casa avete la panna da cucina, va bene anche quella. Scoliamo la pasta direttamente nel condimento. Che acquolina! Aggiungiamo il prosciutto, alziamo la fiamma e mescoliamo. Alla fine aggiungiamo il prezzemolo tritato. E Sono sono pronte! pronte! Ah, ma quanto invitante impiattato! E adesso la prova assaggio! Favorite? Guardate che bel piatto! Questa è una ricetta buona e veloce! Si fa di solito con quello che è a casa. Sì. È sempre Sì, è buonissima. saporita, cremosa. Da leccarsi i baffi. Vuoi fare i baffi? Ci voleva. Ciao da Dove Ciao da Daniele e Daniela. al Sud! Ciao! Ed ecco gli ingredienti per 4 persone. 360 grammi di pasta, noi useremo le penne rigate, 150 grammi di prosciutto cotto, 250 ml di panna fresca, 150 grammi di passata di pomodoro, una cipolla, prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva.